Zielinski delivers. Rackman is on there! Rackman scores! And that changes the picture immeasurably in the top four. Davide Faraone! Breakaway goal for Verona and Napoli's lead lasting just 8.5 minutes. And with that header going wide of the goal goes Napoli's hopes of playing Champions League football. It seems like an age ago, that night at the Maradona, the final match of the 2020-21 season. Napoli and Hellas Verona both have new players on the pitch and new coaches in the dugouts. And the two teams seem to have found new ways to win. Simeone goes alone! That is spectacular! Hellas Verona 2, Juventus 0! In recent years, Napoli have been brilliant going forwards, but not always solid at the back. This season, the unbeaten league leaders have conceded just 3 times, giving them the best defence in Serie A. They've won 5 times by a single goal. That said, they've also relished a few goal fests. Zielinski! And for the second game running, Napoli score 4 on the road. On the other hand, despite some spectacular finishes, Verona were known to be tight at the back and lacked a scoring threat. But in this campaign, their defensive stats aren't great, while they have the league's third best attack. Faraone! It's a goal out of this world! Hellas, who've beaten Lazio, drawn away to Udinese and seen off Juventus in recent weeks, started the season with 3 successive defeats. Then Eusebio Di Francesco was replaced by Igor Tudor, and everything changed. Commissar Tudor, siamo riusciti a sbloccarci un po' mentalmente. Troviamo facilmente la via del gol perché penso che sono arrivati anche giocatori importanti con tantissima qualità. E questi giocatori che sono arrivati si hanno sentito subito in casa e si hanno adattato facilmente. Simeone. It's Caprari to go one into the corner. A stunning strike. It's 3-0. Questi anni siamo riusciti a fare una cultura nostra, nel senso che indipendentemente con chi giochiamo, ci proviamo sempre a vincere, a mettere in difficoltà il nostro avversario, sia col gioco, sia con la determinazione. Creative midfielder Miguel Veloso joined newly promoted Hellas Verona in the summer of 2019, together with his former coach at Genoa, Ivan Juric. Since then, he's been appointed team captain, and he's twice helped to maintain their Serie A status. Juric e Tudor hanno, penso, la nazionalità è la stessa. Caratterialmente un po' diversi. Juric è un po' più esplosivo. Penso che Mr. Tudor riesce a ragionare o a pensare un pochettino di più, però c'è sempre quello fuoco dentro, che è una cosa che a me personalmente piace, penso anche a squadra, perché siamo riusciti a fare questi anni bene anche per merito loro. Partivamo sia il club, perché era appena salito, con grandissima difficoltà. Tutti dicevano che a novembre eravamo già retrocessi. Penso che quel primo anno è stato veramente bellissimo per me. That year, Hellas were even in with a shout of the Europa League place, eventually finishing 9th. Last year, they ended the season 10th, and although they currently sit 8th, the target is, as ever, survival. Io ho detto sì dall'inizio di stagione che sarà anche l'anno più difficile, perché penso che nella storia del Verona massimo sono state 3 anni che sono riuscito a stare in Serie A. C'è bisogno di tanta fame, perché senza fame, senza voglia di migliorarci, penso che non riusciamo a arrivarci nel nostro obiettivo. If they could defeat Verona on Sunday, Napoli would set a new club record for their best Serie A start. And with that in mind, it's worth recalling what Verona inflicted on them at the Maradona Stadium at the end of last season. Napoli Spalletti sta facendo veramente un bellissimo inizio di stagione, ma ricordiamoci bene che l'anno scorso purtroppo non merita anche nostro, che non sono riusciti a aggiungere il loro obiettivo, che era andare in Champions League. Quindi sarà una bella battaglia.
vogliamo sempre giocare contro il meglio, quindi in questo momento il meglio è il Napoli perché è prima in classifica. Noi stiamo facendo bene, quindi penso che sarà una bellissima sfida per noi come gruppo e come squadra.